Vengono colpevole del reato di lesa maestà, ma trattandosi di un frate accusato pure di eresia, lo rimettono all'ulteriore giudizio del Tribunale del Sant'Uffizio. Campanella si finge pazzo e per oltre un anno riesce a sostenere la tragica parte della follia, pur avvertendo in cuor suo che il vivere sporca chi per vivere finge. Molti testimoni lo accusano, contestandogli anche i comportamenti che lo identificava con la natura. Affermava che i sacramenti non sono stati istituiti da Dio, ma inventati dagli uomini. Mangiava carne il venerdì, predicava che gli atti carnali non sono peccato, negava l'esistenza dei diavoli non sono veri e che ad essi non si deve credere, che l'autorità del Papa era usurpata e tirannica. Alle contestazioni Campanella tace, o finge di non capire, o risponde senza alcuna coerenza. I giudici non riescono a provare che la sua pazzia è simulata e quindi non lo mandano a morte, infliggendogli invece la pena del carcere perpetuo. Oggi 8 gennaio 1603, nel processo di inquisizione fra Tommaso Campanella, si è decretato che il predetto, per la causa di eresia per cui si trova carcerato, sia e si debba condannare, come col presente decreto viene condannato, a vita nelle carceri formali dell'universale inquisizione del Sant'Uffizio, ove per la presente condanna sia da detenere senza speranza d'alcuna liberazione.